buonasera, benvenuti, benvenute. Ho detto caloroso, così amplifichiamo subito questa bellissima piazza. Però permettetemi, un applauso lo facciamo a chi ha realizzato questo filmato sulla città di Castelfranco, perché è straordinario veramente. Voi magari siete abituati anche a vederlo, ma chi lo vede per la prima volta, decisamente, è molto emozionante, molto bello. E il secondo applauso lo facciamo per i contemponi invece, perché questo concorso, forza, su, fatevi sentire. 15 anni di storia con grandi nomi che avete visto proprio da questo palcoscenico, sono diventate poi famose, hanno iniziato a calcare palcoscenici a livello nazionale e internazionale, quindi l'augurio che tutti noi facciamo alle finaliste di questa 15ª edizione è che possano anch'esse un giorno, almeno una di loro, perché no, avere il grande successo che questo palcoscenico ha portato in precedenza. Non è facile tenere in vita un concorso di bellezza, ma devo dire l'applauso che ho chiesto per i contemponi era per sottolineare questa grande forza, questa grande volontà di mettere assieme questa manifestazione, di portarla avanti nel tempo e, come vediamo stasera, con un grande successo di pubblico. Allora, noi avremo 30 finaliste su questo palcoscenico stasera, ma sono il frutto di una selezione che è iniziata tanti mesi fa via internet nel sito ufficiale del concorso. Pensate, si sono iscritte 200 ragazze, quindi questo è un numero importantissimo, e stasera, ahimè, dopo tutte le selezioni che ci sono state, ne vedrete solamente, è il modo di dire, 30 di loro. Ma prima di dare inizio alla presentazione di queste finaliste, io come sempre ho il piacere e l'onore, devo dire, di trovarmi qui su questo palcoscenico con una grande interprete di moda, una grande professionista del palcoscenico, una bravissima presentatrice, ci aggiungiamo anche sposa novella, perché no, senza che lo senta suo marito che è qui in sala, per cui applaudiamo la nostra Eleonora Sorato. Giriamo la luce di là perché, come tradizione, grazie al club Auto Storiche di Castelfranco, le nostre protagoniste, sapete, arrivano qui in queste fiammanti piene di storia macchine. Questa è un'auto del 1959, una Cadillac DeVille. Il nostro Silvano sarà particolarmente felice stasera di accompagnare la nostra Eleonora, che per un poco raggiungerà il nostro palcoscenico. Buonasera, ben ritrovata. Eccoci, buonasera Claudio, buonasera Castelfranco, benvenuti tutti. Come si stava in questa Cadillac? Si stava veramente comodi, è sempre un piacere arrivare in Cadillac. È davvero un gran piacere vedere così tante persone per questa gran finale del concorso di bellezza Miss Città Murata 2016, concorso che ultimamente sta riscuotendo un grandissimo successo. Quest'anno ho avuto davvero il piacere di accompagnare tutte le selezioni di Miss Città Murata che ho presentato. Prego infatti la nostra regia di mostrare le Miss che hanno vinto nella prima selezione, ovvero la prima selezione che si è svolta il 16 aprile al Melody di Castelfranco. Vediamo se ce le abbiamo pronte le nostre Miss qui in foto. C'è un riassunto video. Sì, abbiamo alcune, eccole qui, loro hanno vinto al Melody, poi seconda selezione il 22 maggio al Caffè Pedrocchi di Padova, eccole qui le nostre fasciate, 10 giugno al Movida di Loria, eccole qui in terrazza Movida, 10 luglio al Pioniere di Borgoricco, le fasciate, e 22 luglio a Villa Italia a Padova. Infatti in questa selezione abbiamo scelto le 30 bellissime finaliste che vedrete fra poco qui sfilare su questa passerella. Però io direi, prima di chiamarle, ecco, è una sorta di regolamento, è una sorta di percorso naturale, dobbiamo chiamare chi la corona ce l'ha in questo momento, certo. E ahimè la deve cedere stasera. Purtroppo dovrà cederla. Vi ricordate il nome della vincitrice, dell'attuale vincitrice? Ditemi di sì, ditemi di sì.
bello, vedi come rispondono. Ho sentito Clarissa da lì. Ho sentito proprio un calore, una presenza. Vi rifaccio la domanda. Ditemi, la conoscete? Ecco, hai visto che hanno studiato. Allora, siete perdonati solo se fate un grande applauso per Clarissa Capovilla, Miss Città Murata 2015. Anche lei su una Cadillac DeVille del 1966, dal tuo bianco si passa il color rosa, guarda che bel pastello. Più, altrimenti Miss Leonora non ce lo dice. Città Murata è la numero sono un po' indecisi, troppe bellezze qui stasera. È la Miss numero 25, Clarissa Capovilla. Te l'aspettavi di vincere? Ero emozionatissima, non me l'aspettavo proprio, e quindi è stato ancora più bello. Bene, so che quest'anno ti ha dato la possibilità di partecipare a degli eventi importanti, sei stata infatti madrina all'evento Beatrice B, che è nostro sponsor, con Filippa Lagerbach, hai premiato assieme a Miss Italia il premio Radicchio d'Oro da Fiore e hai partecipato a numerose sfilate e manifestazioni organizzate sempre dallo staff dei Montemponi. Ti ha davvero portato fortuna il concorso di Miss Città Murata? Sì, e mi ha fatto anche fare delle bellissime esperienze. E cosa ti aspetti ora dal tuo futuro? Beh, mi aspetto innanzitutto di laurearmi e poi, perché no, anche lavorare un po' nel mondo della moda. E noi te l'auguriamo, un grande in bocca al lupo. Allora Clarissa, prendi posto lì vicino alla nostra giuria e ci vediamo dopo. Grazie, un grande applauso ancora alla nostra Miss Città Murata 2015. Non so se avete notato, io stavo un po' a distanza perché fa una certa impressione. Già Eleonora è altissima. Clarissa, quanto è alta più? La nostra Miss? Penso un metro ottanta. Metro 80, vedi. Io invece sto qua. Senti, dobbiamo spostarci, no, dal su di qua. Allora, di qua, Claudio. Le chiamiamo? Sì. Però, sì, come dicevo, grazie a questo club di autostoriche, noi abbiamo la possibilità di fare decisamente questo concorso in modo originale. Le nostre Miss, una ad una, arriveranno con delle auto straordinarie, storiche. Adesso vi cito anche l'anno di ogni auto che passerà. E ad ognuna di loro appunto ci sarà una Miss. Si va di Miss o di auto prima? Si va prima di auto. Allora, io ti dico che la tua prima finalista, ho detto che sono ben 30 dopo una selezione di 200 che sono arrivate iscritte al sito, viaggia su una Fiat 1100 del, pensate, 1946. Chi è? Si chiama Asia Genovese, Miss Galeone d'Oro, fascia vinta al pioniere.
detto, la mia prima gaffa della serata, era splendida la nostra. Sì, dell'emozione, hai pensato un sacco di eventi, ma l'emozione. Mi sono spostato perché con tanta bellezza. Hai visto troppa altezza. Grazie anche a Biu, che è la figlia che ha vestito la nostra playlist. La nostra Biu si trova a Cittadella in via Roma 52. Ma poi avremo modo di ritornare. Sì, poi parleremo ancora di Biu. Vedo già un'altra Fiat 1100, l'anno è 1947, chi c'è sopra? Ilaria Bernardi, concorrente numero 2, Miss Max Carrozzeria di Pianica. Adesso c'è una Fiat 508 del 1933 per portarci qui. Jasmine Favrin, numero 3, Miss Centro Estetica Style di Castelfranco. Duetto è del 1992, la guida del signor Munerozzo, chi ci porta? Numero 4, Alice Infanti, Miss Amemaia, fascia vinta al Caffè Pedrocchi. Chi ci porta? Miss Magdalene Movida, concorrente numero 5, Valentina Savastre. L'anno è 1947, la guida signor Milani, chi ci porta? Jessica Zuanetto, numero 6, Miss Forum Wellness Club, Padova. Date perché adesso pensa ci porta una Fiat Balilla del 1934. Però porta la nostra Miss numero 7, Anna Cavalli, Miss Amemaia,
fascia vinta al pioniere. Al nostro pubblico che le miss, la cucciatura delle nostre miss è stata curata dallo staff dei parrucchieri Sand Parrucchieri di Castelfranco Veneto. Si vedono? Ah, ce le ho dietro. Senti, concorrente numero 8 arriva su una Alpha Spider del 1980. Chi è? E lei si chiama Violetta Romanna, Miss Martini Aperture Automatiche Cassola. Pesce Partners Padova. Per questa Chevrolet guidata da Bruno Sartorelli, chi ci porta? Guardate che splendore! Bellissima quest'auto! Ci porta la concorrente numero 10, lei ha vinto il titolo di Miss Villa Italia, si chiama Valeria Zanier. Ci arriva su questa Alpha Spider del 1988 del signor Borile, chi c'è? C'è Vivian Gallato, numero 11, fascia Miss Beatrice B. Che guida? Che guida? Questa Fiat 850 Spider del 1968. Sopra c'è Giuliana Volpa, numero 12. Lei ha vinto il titolo di Miss al Pioniere. Questa Dharma del 1937, pensa, grazie al signor Floridetti, chi ci porta stasera? Lisa Bassi, numero 13, Miss Elizabeth, fascia vinta al Pedrocchi. Invece, guardate che rumore strepitoso quest'auto. Chi c'è? Lei è sempre Miss Elizabeth, ma ha vinto la fascia al Movida, concorrente numero 14, Eleonora Picagna.
100 per tono del 1957 che guida il signor Milani per chi? Siamo a un giro di boa, siamo la 15, Diana, Mark, Miss, BU, fascia, vinta al Melody. Pagliotto che guida questa Morgan del 1983 per chi? Miss Galeone d'Oro, fascia vinta a Villa Italia, è la numero 16, Paolina Bien. Del 1963 la guida signor Stocco per chi? Numero 17, si chiama Giulia Zancato e lei ha vinto il titolo di Miss Autofficina Toaldo Campo San Piero. Del 1971 è una Triumph TRG per la concorrente numero 18. Si chiama Diletta Sperotto, anche il Miss Marauto Castelfranco. Questa Siata Barchette del 1938 guidata dal signor Minato, guardatela per chi? È la numero 19, Federica Driusso, Miss Quadrifoglio, Borgo Ricco e Villanova. B del 1962, la guida del signor Reffo, chi c'è con lui? Alice Lionello, Miss Isola Wellness Space, Padova. Alfa Spider del 1994, rosso fiammante per chi? Concorrente numero 21, Alessia Cecchin, Miss Sand Parrucchieri, che sono di Castelfranco. Fiat 150
Fight del 1966, la guida del signor Carresto, con lui che c'è? Lei è Miss Caffè Pedrocchi, Alessia Cazzador. Del 1982, signor Orazio, chi porta con sé? Beatrice Trabuio, concorrente numero 23, Miss BU, fascia vinta al pioniere. Chi c'è con lui? Concorrente numero 28, lei ha vinto il titolo di Miss Terrazza Movida, Sofia Orsato. Mm-hmm.
al Pedrocchi. Bellezza, vorrei chiedere un applauso per queste auto straordinarie, grazie agli amici del club Auto Storiche di Castelfranco, un applauso per loro. Un applauso anche per loro. Claudio, devo dirti che c'è già una ragazza che ha vinto una delle 9 fasce che assegneremo questa sera, ovvero la fascia del nostro sponsor Miss Amemaia. Infatti nella pagina ufficiale di Miss Città Murata si è aperto un contest online in cui per una settimana sono state inserite, pubblicate le foto delle nostre 30 finaliste e il pubblico di Facebook, tramite i like, i mi piace, ha votato la ragazza che più gli piaceva. Pensati che le foto delle nostre ragazze sono state viste da 95.000 persone. Scusateci se è poco, eh? Applauso, applauso. Da tutto il mondo. Pensati anche dagli Stati Uniti. C'era la pagina che era impazzita. Davvero un grande successo, ma noi non la sveleremo solo alla fine, anche perché se questa ragazza dovesse vincere una delle altre 8 fasce in palio, cederebbe la sua fascia alla seconda classificata del contest e così via, in quanto le fasce non sono cumulabili, noi vogliamo premiarne il più possibile. Ecco. Adesso che succede? No, succede che noi ci spostiamo perché è giunto il momento di congedare le nostre Miss. Valida ai fini del concorso. No, dico, tu quando rientravi in questo momento che cosa stavi pensando? I tuoi primi concorsi, quando avevi già fatto la prima passerella? Sai che anch'io ho partecipato a Miss Città Murata, certo. È stato il mio primo concorso. Vedi. E mi ha portato davvero fortuna. Spero porti fortuna a tutte le ragazze presenti questa sera. Senti, abbiamo citato, guarda che è arrivato il presidente nel frattempo, eh? Buonasera Filippo Zavarise, patron di Miss Città Murata, un grande applauso perché se siamo qui è anche per la sua passione e la sua volontà.